bracciole di maiale tagliate a straccetti, questo cipollotto, chips di patate, le patate tagliate sottili, e cubetti di guanciale che utilizzerò per fare un fondo, quindi bello unto per andare poi a buttare dentro presto. Bello della wok che è velocissima. Quindi partiamo con questo, dopo ci vado ad aggiungere il cipollotto in ordine, poi le patate e per ultimo la carne. Ok, ho tolto il guanciale, ho fatto andare un pochino le patate, adesso ho aggiunto la carne e ho sfumato con un po' di vino rosso buono. Ricordate che il vino che usate per sfumare, se è buono il piatto sarà buono, se usate un vino schifoso il piatto sarà schifoso. Questo sento street food coreano tipico, o giapponese o thailandese, sono classiche cose fatte per strada al volo. Ok, direi che ci siamo quasi, un minuto e impiattiamo.